Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi. La situazione è molto tesa, come potete vedere. Stiamo andando con Gatto Denver dal veterinario. Vi avevo anticipato su Instagram che appunto deve andare assolutamente. Stiamo andando proprio dal dentista degli animali perché i suoi denti non sono di nuovo. C'è di nuovo qualcosa che non va, le gengive sono molto arrossate, penso gli faccia male. L'anno scorso l'hanno dovuto operare per togliergli un canino e insomma ho sempre paura che possano rifare infezione perché è soggetto, quindi appunto adesso stiamo andando dal veterinario. Nel frattempo io stanotte ho dormito tipo 3 ore perché ho finito di lavorare tardissimo e poi non riuscivo a dormire, quindi scusatemi gli occhi, scusatemi la faccia, ma oggi sarà una giornata veramente così. Sto cercando con la musica rilassante di calmare Gatto Denver, ma non è molto facile perché lui è super pauroso, quindi non gli piace per niente fare i giretti, non gli piace proprio. Già da ieri quando sono andata in cantina e ho tirato fuori il trasportino, già si era insospettito ieri, però è per il suo bene. Nel frattempo oggi dovrebbero venire Andrea e Neil, ma stanno avendo dei problemi in aeroporto, il tampone, non ho ben capito, poi lì, perché comunque, sì amore mio, tra un po' mi richiameranno e mi faranno sapere, ma una cosa alla volta. Intanto pensiamo al nostro gattino tutto bianco e un poco arancione qui che è tanto spaventato. Tranquillo amore, andiamo dal dottore e torniamo subito a casa. Subito a casa, Gatto Denver. Siamo arrivati dal veterinario, Gatto Denver sta aspettando il dottore. È bravissimo. È tanto bravo il mio amore. Tanto bravo il mio amore. Sei bravissimo. Sei coraggiosissimo. Sei bravissimo, amore di mamma. Eccomi qua ragazzi, sono tornata a casa, ho preso una brioche appena fatta con la crema e un estate alla pesca. Io adoro l'estate, il tè migliore al mondo e non esiste qui. Sono andata a prenderlo in un posticino italiano qua vicino in cui vado spesso. Comunque ragazzi, oggi è veramente una giornata no. Qui c'è Gatta Stellina, lei sta benissimo. Comunque sì, oggi è veramente una giornata no ragazzi. Praticamente allora, con Denver, come mi immaginavo, l'hanno tenuto lì perché appena hanno visto i suoi denti mi hanno detto ok, lo teniamo qua, dobbiamo fargli l'anestesia generale, dobbiamo fargli gli x-rays, quindi devono fargli i raggi, vedere praticamente com'è la situazione bene dei suoi denti. Hanno detto che dovranno sicuramente rimuovergli i premolari, quindi i denti dopo al canino. Deve vedere i canini come sono messi, ma secondo lui i premolari sono messi peggio. E dice però che solo dopo aver visto il risultato delle lastre, dei raggi, potranno vedere se devono rimuovere tutti i dentini a Gatto Denver oppure no. Dice che comunque non avendomi chiesto di portarlo a digiuno e sapendo che comunque Gatto Denver può aver mangiato fino alle 8 e tre quarti, che è il momento in cui l'ho messo nella gabbietta, devono aspettare almeno 4-5 ore prima di fargli l'anestesia generale, quindi ci vorrà un po' prima che mi chiamino. Sono molto preoccupata, ma perché io sono cretina, cioè è una cosa assolutamente che il veterinario mi ha spiegato molto bene, il dentista veterinario mi ha spiegato molto bene che è una cosa molto comune nei gatti e che mi ha anche detto che quando non avrà più dolore, perché mi ha detto che Gatto Denver con i denti che ha sempre dolore e io non lo sapevo, l'altra veterinaria che aveva prima non me l'aveva detto, pensavano che avesse sempre dolore, il veterinario adesso invece ha detto di sì, secondo lui Gatto Denver ha sempre dolore, mi ha detto vedrai che sarà un altro gatto, quando non avrà più dolore sarà un altro gatto, e già così Gatto Denver è vivace e coccoloso, quindi insomma non lo so, per l'importante è che stia bene, che non senta dolore eccetera eccetera. È un gatto speciale. Poi probabilmente ve lo diranno tutti che il loro animale è speciale, ma Denver è davvero speciale. Io così poi non volevo lasciarlo andare, comunque vabbè,
Questo è quanto per quanto riguarda Denver, quindi adesso sono qua con Gatta Stellina in ansia ad aspettare che mi chiamino. Anzi, attiviamo la suoneria sul cellulare perché io ho sempre la vibrazione sul cellulare, devo avere la suoneria oggi, così se mi chiamano sono sicura di sentire il cellulare. Per quanto riguarda Gatta Stellina. Ciao, piccola scoiattola. Ho portato via Gatto Denver, sei contenta tu che vuoi essere figlia unica? Sei contenta? Gatta Stellina, goditi queste ore senza Gatto Denver che poi torna Gatta Stellina. Invece, per quanto riguarda Neil e Andrea, è successo un po' un casino in aeroporto, poi li ho sentiti, eccetera. Praticamente, loro quando hanno prenotato il biglietto, dovevano, c'era scritto che dovevano fare il test molecolare sierologico. È la stessa cosa oppure no? Non ne sono sicura. Comunque non quello rapido, c'era proprio scritto che quello rapido non è valido per l'entrata nei Paesi Bassi. Quindi loro hanno fatto questo, entrambi negativi, tutti pronti per partire, certificato alla mano, appena fatto. E prima di imbarcarsi gli è stato detto che devono avere non solo il certificato negativo di quello sierologico, ma anche il certificato negativo del tampone, quello breve. Sì, Gatta Stellina. Sì, amore mio, sì, puoi venire, Gatta Stellina, vieni. E quindi dovevano avere due tamponi negativi, non solo quello appunto classico, ma anche quello rapido. E la cosa strana è che quando loro hanno prenotato sul sito del Ministero del Governo olandese c'era scritto l'opposto, c'era scritto che devono avere il test, quello appunto sierologico, ma non quello rapido perché non è valido e quindi loro non l'hanno fatto. Mi hanno detto che hanno bloccato tutti quelli che stavano per salire sull'aereo per lo stesso identico motivo, quindi devono aver cambiato le regole per l'entrata nel paese in questo piccolo arco di giorni in cui loro avevano già prenotato, e così penso sia successo per tutti gli altri praticamente, quindi non riescono a venire, quindi mi dispiace tantissimo perché a parte che avevo fatto la spesa per loro, avevo comprato un sacco di cose che so che piacciono ad Andrea, che so che piacciono a Neil, è una settimana che continuo a dire Gatta Stellina, che arriverà Neil, arriva Papino, e invece niente, mi dispiace molto ovviamente che non li vedo, mi dispiace anche perché comunque hanno comprato il biglietto, fatto il test, tutto per niente. Oggi è decisamente una di quelle giornate, ragazzi, in cui... No, non voglio dire che tutto va male perché altrimenti... non voglio dirlo, perché in realtà deve andare tutto bene con Denver. Però appunto mi dispiace che non vengano Neil e Andrea e... Vabbè, è andata così, ragazzi, è andata così. La Stellina è contenta evidentemente di essere sola. La tua Stellina, goditela perché non dura tanto, sai? Cioè, ragazzi, notare la bellezza di questo cornetto è ancora tiepido. Oh, con la crema gnam. Nel frattempo possiamo spacchettare assieme questo pacchetto che mi è arrivato da Mellow Cosmetics. Questo brand lo conosco in particolare per i rossetti liquidi matte che sono spettacolari, ma so che hanno in realtà tantissimi altri prodotti, non hanno soltanto rossetti, ma vedo che me ne hanno mandati diversi, sempre della linea appunto matte liquid. Questi li adoro. I colori sono bellissimi, sono tutti e tre nude e vi dico le colorazioni. Allora, una è Florence, non so se riuscite a leggerlo, comunque è Florence, poi Sydney, no, non penso sia fuoco, comunque Sydney, e poi l'altra si chiama, ah no, sono due in realtà, Florence e uno Sydney, quindi sono questi due. Sono uguali e questo è invece un colore leggermente diverso. Spero che mi piaccia, visto che me ne hanno spediti due, ma come colorazioni mi sembrano molto Nicole. Sembrano molto adatte a me, i rossetti che uso di solito sono sempre così su queste tonalità, lo sapete. Ma vediamo le altre cosine. Questi, e ce ne sono quattro, sono i glitter. Chrome Eyeshadow. Il pack mi piace molto. Anche così il packaging, devo dire, mi sta piacendo tantissimo. Questo degli ombretti in particolare, che è Rose Gold, e ecco, li ho aperti così riuscite a vederli meglio. Sono veramente molto molto belli
e sono appunto degli ombretti in crema e questi sono i colori che mi hanno spedito, sono Golden Glow Rose Gold, questo si chiama Champagne e questo invece è Copper. Poi c'è questa scatolina, vediamo che cosa c'è, non so neanche come si apre, e questi sono, penso siano lip gloss. Sì, sono 4 lip gloss, anche questi devo dire tutti su tonalità molto neutre, molto nude. Poi mi hanno spedito la Stardust Glow Palette, che è questa qui, ed è una palette per il viso. Ci sono un blush, una terra e 2 illuminanti, uno un pochino più rosato, uno un pochino più dorato. E le cialde, devo dire, sono molto grandi, c'è tanto prodotto. Ok, quanto è bello questo packaging rosa metallizzato chiaro, adoro. Adoro, questi sono eyeshadow quad, sono palette di ombretti da 4 cialde, vediamoli. Anche il pack in sé della palette mi piace molto. Sì, lo so che il packaging non è importante, però per me anche l'occhio vuole la sua parte, quindi guardo sempre anche il packaging. E questo è nude e dorato, mi piace. E anche gli ombretti sono molto molto belli, tutti molto neutri come tonalità, alcuni un pochino più scuri, questa palette è molto molto bella, altri un pochino più aranciati, rosati, e questo anche un colore un po' duochrome molto carino. E questo era l'unboxing, ragazzi, delle nuove cosine Mello che mi sono arrivate. Vi devo dire che la casa senza gatto Denver è vuota, ragazzi, la casa è vuota. Gatta Stellina sta dormendo, mi ha fatto i pru-pru, mi ha fatto un po' di compagnia, però per me è strano perché Gatta Stellina ha i suoi posti nella casa e sta sempre nei, non lo so, nei posticini suoi preferiti, mentre Denver si sposta in base a dove sono io, perché lui è un po' la mia ombra. Quindi adesso che sono qui nella mia cabina armadio, per esempio, per me è strano che non ci sia Denver qui sul tappeto, perché quando io sono qui lui è sempre sempre dietro di me, anche quando filmo, per esempio, lo so, le labbra super sec, ragazzi, adesso metterò un po' di burro cacao, anche quando filmo, per esempio, lui è sempre qui, voi non lo vedete nell'inquadratura e spesso me lo chiedete, dov'è gatto Denver? 99% che lui è qui da qualche parte sul tappeto che dorme o in braccio mio, ma non gli piace tanto dormire in braccio perché lo disturbo se mi muovo, quindi si mette sul tappeto e dorme qua, oppure se sono in camera da letto lui si mette sul tappetino e sta lì, e è la mia ombra lui, quindi manca tanto la sua presenza, cioè proprio il fatto che non ci sia è una cosa quasi tangibile, non lo so, a Gatta Stellina non gliene sta fregando niente, sta dormendo beata, però è difficile, comunque lo so, andrà tutto bene, però già il fatto che gli debbano fare un'altra anestesia totale, poi rimuovere tutti questi denti, mi hanno chiamato poco fa, e si sono scusati perché è già passato un po' di tempo appunto, ma mi hanno detto che hanno avuto diverse emergenze nel frattempo, quindi hanno un attimino messo gatto Denver da parte e stanno operando insomma un altro gatto, quindi ci sarà un pochino di più da aspettare, ma non c'è assolutamente nessun problema. Mi ha detto che nel frattempo gatto Denver sta dormendo, le ho chiesto come sta, mi ha detto sì sta dormendo, sta benissimo, quindi niente ragazzi, sono qui che aspetto, mi sono anche tenuta libera dal lavoro oggi tra l'altro perché come al solito ho sempre tanto lavoro, però visto che oggi dovevano arrivare Neil e Andrea mi sono anche tenuta libera, ho spostato, anticipato, posticipato un sacco di cose, non tutto ma molte cose in questa settimana che dovevano venire qui e alla fine non sono venuti, quindi mi dispiace un po' perché se mi fossi tenuta un po' più occupata oggi che sono senza Denver sarebbe stato meglio. Adesso il tempo fuori fa abbastanza schifo, vi faccio vedere, il cielo è completamente grigio e sì, e ogni tanto piove, quindi non mi va tantissimo di uscire a fare una passeggiata, forse anche per il fatto che sono molto stanca, perché ragazzi oggi ho dormito, non penso di aver dormito neanche 3 ore oggi, perché uno non riuscivo ad andare a dormire, non lo so, ero agitata anch'io, per forse perché la veterinaria a Trieste gatto Denver lo conosceva, invece qui era la prima volta da questo dentista, la prima volta dal veterinario e
Non lo so, sono una mamma apprensiva, non lo so. Quindi non riuscivo ad addormentarmi, già ero andata a dormire tardi perché ho lavorato fino a tardi e non pensavo che il Draw My 2020 mi prendesse così tanto tempo, ma modificarlo ci ho messo un po' tra fare il voiceover eccetera, poi avevo ancora un paio di mail perché volevo rispondere prima che arrivassero i ragazzi in modo appunto poi da poter stare un po' di più con loro, quindi alla fine sono andata a dormire super super tardi. Avevo la sveglia alle 8:30 e mi sono svegliata molto prima delle 8:30 da sola e mi rigiravo nel letto, quindi non mi sono riposata per niente, quindi non me la sento tantissimo né di andare in piscina a nuotare né di fare una camminata oggi. Strano perché lo faccio ogni giorno, o vado in piscina o faccio una lunga camminata sui canali, ma oggi proprio sono distrutta ragazzi, quindi domani dormo tutto il giorno. Ma anche la preoccupazione per Gatto Denver non è facile, perché inizialmente mi ha detto, beh, prendiamo un altro appuntamento e lo riporterai, faremo i raggi e tutto quanto. E io quindi mi stavo preparando al fatto di tornare a casa con Gatto Denver. E poi il medico l'ha rivisto, gli ha riguardato i denti eccetera, mi fa, sai cosa, forse è meglio perché comunque dovremmo prendere un appuntamento a brevissimo e quindi mi fa, forse riusciamo a fare tutto subito oggi, quindi lasciamelo qua. E io, no, mi ha appena detto che posso riportarmelo a casa, adesso mi dice che lo devo lasciare qua, quindi... Però ero ben contenta di farlo perché così lo guardano subito e siamo tranquilli subito, quindi ovviamente era la cosa migliore. Però è stato un po' difficile perché inizialmente mi sono detta, ok, torno a casa, e poi no. Comunque è stato bravissimo ragazzi Gatto Denver, cioè ogni volta che andiamo dal veterinario Gatto Denver è bravissimo. Io sono proprio proud mom, cioè sono molto orgogliosa perché Gatto Denver fa le fusa a tutti, quindi si è lasciato accarezzare, si è lasciato guardare tutti i denti dal dottore, è stato bravissimo. Poi mi veniva lì, voleva darmi i bacini, ma avevo la mascherina, quindi cercava di leccarmi. E poi si è addormentato lì con la pancia all'aria, così io che gli massaggiavo la pancia, lui che dormiva così. Adesso metto via tutte queste cosine, vado a rispondere a qualche mail perché ne ho comunque diverse della giornata, così mi porto avanti con il lavoro. E appena ho news vi dico subito. Comunque ragazzi, se vi state chiedendo cosa indosso oggi molto easy, molto comoda, e sto indossando la tuta, sia i pantaloni che la felpa di The Pangaea, che è appunto questo brand inglese che ha delle tute molto carine, della stessa marca della tuta azzurro chiaro che ho, però appunto sempre attenti alla dogana adesso con gli UK, quindi questo mi piace moltissimo, però per il fatto della dogana non so se mi sento di consigliarvi questo sito purtroppo. E altra cosa volevo raccontarvi a proposito delle ciabattine Louis Vuitton, che mi piacciono molto esteticamente, però ragazzi le sto indossando da un mese e hanno già il buco, quindi non so neanche se si può riparare perché non è proprio cucitura, ma è proprio, non lo so, come se si fossero staccate la parte sotto con dalla parte sopra. Comunque, non mi aspettavo una qualità del genere da Louis Vuitton, devo essere onesta, non so se portandole in boutique possono risolvermi il problema oppure no. Vabbè che adesso le boutique sono chiuse, però magari quando riaprono, non lo so. Alla fine ho deciso di uscire ragazzi, tanto devo andare al supermercato, così ne approfitto, faccio due passi. Ho messo il cappellino perché fuori c'è una pioggerellina molto fastidiosa, di quelle che non le senti ma ti bagni. E basta ragazzi, ho la tuta di The Pangaea, il teddy coat di Fashion Nova controllato e di Naked, e la Jumbo Nera Chanel, gli stivali di Bottega Veneta, e qui, molto fashion, ho anche preparato la borsa per la spesa, che adesso è piena di bottiglie vuote perché le porto a riciclare al supermercato. Come sapete praticamente ti restituiscono 25 centesimi a bottiglia quando le riporti al supermercato per la raccolta della plastica. Qua se mi vedono mi arrestano, quindi devo fare velocissima se voglio filmare. Questa è la macchinetta dove vado ad inserire le bottiglie di plastica e poi mi esce lo scontrino con il valore di tutte quante assieme. Ragazzi, ufficialmente la mia cosa preferita
e andare a fare la spesa prima delle 17 perché non c'è nessuno. Di solito vado tardi, quando tutti hanno già finito di lavorare, qui si finisce di solito alle 17 e il supermercato è strapieno, oggi non c'era nessuno, stranissimo. Preso tutte le cosine, praticamente solo Starbucks, frullati freschi e una cosina di Pasqua, tipo le M&M's pasquali, perché qui purtroppo il carnevale non si festeggia nel nord dell'Olanda. Quando è carnevale in Italia, tra l'altro? Cioè, quando è carnevale? Perché non lo so esattamente, quindi qua ci sono già tutte le cose pasquali. E sono passata anche da Polaberry, il mio negozio di dolcetti preferito, per quando festeggio stasera che Denver torna a casa ed è andato tutto bene. E sono qui, su questo canale meraviglioso, anche se appunto oggi c'è questa nebbia antipatica. Però la vista è sempre uno spettacolo, ragazzi. Vi faccio viaggiare un po' fino a quando siete bloccati in Italia. Vi faccio visitare un po' Amsterdam. E le cosine che ho preso da Polaberry, tadadan! Ho preso i miei soliti cakesicles, che sono queste mini torte a forma di unicorno. Volevo prendere solo questi, prenderne 4, però erano gli ultimi due rimasti. Bisogna andare sempre presto lì perché le cose sono fresche, quindi poi non si trova più nulla ad una certa ora. Io ho preso gli ultimi due. Poi ho preso due ciliegie, ah no, così le vedete forse, due ciliegie, queste due ricoperte di cioccolato bianco e perline. E poi il resto sono invece fragole. Eccole qua, fragole ricoperte di cioccolato, cioccolato bianco, cioccolato al latte, e questo è quello agli Stroopwafel, che è buonissimo. Ci sono novità, ragazzi, mi ha chiamato poco fa il dottore, mi ha detto che hanno fatto l'anestesia a Gato Denver, gli hanno fatto i raggi e la buona notizia è che non devono rimuovergli tutti i denti, alcuni riescono a salvarglieli, però devono rimuoverne diversi e in più deve fargli anche diverse canalari. Poi gli faranno un'iniezione di antibiotico, poi passeranno, aspetteranno un po' che gli passi l'effetto dell'anestesia, quindi tra un paio d'ore mi hanno detto di chiamare, quindi dura un po' questa operazione perché c'è tanto lavoro da fare. Mi hanno detto anche che i risultati dell'esame del sangue sono eccellenti, perfetti, quindi mi fa molto molto piacere, perché già che era lì mi hanno chiesto gli facciamo anche l'esame del sangue, gli ho detto sì, e quindi mi ha detto agli esami del sangue di un giovincello, di un gattino, quindi mi ha fatto molto molto piacere. Mi ha detto che poi gli darà degli antidolorifici che gli dovrò dare io a casa e anche la clorexidina per combattere placca, carie, tartaro, eccetera, anche se anche lui mi ha confermato quello che già mi avevano detto in Italia, è una cosa ereditaria, è una cosa che uno dei suoi o entrambi i suoi genitori avevano, questo problema sui denti, e quindi è una cosa che hanno trasmesso a Gatto Denver, quindi non è niente, perché mi ha tranquillizzato subito il medico, me l'avevano già detto in Italia, però mi ha detto non è niente che tu avresti potuto evitare, non è niente che hai fatto tu, ma è una cosa appunto ereditaria. Nel frattempo sto lavorando al computer, ne approfitto così mi finisco di rispondere ancora alle ultime email. Mentre lavoro al computer mangio questa sfigatissima insalatissima riomare con couscous. Mi sta piacendo molto il couscous ultimamente. Ho chiamato la clinica, mi hanno detto di andare alle 7:30, adesso sono le 18:49, impiego una ventina di minuti per arrivare, quindi tra poco chiamo Uber e vado finalmente a prendere Gatto Denver. Mi ha confermato che è andato tutto bene, quindi il fatto che gli avete mandato tanta tanta energia positiva ha aiutato sicuramente. Io ci tengo, cioè io ci credo profondamente in questo, quindi grazie, grazie, grazie. Nel frattempo ho aumentato il riscaldamento, anzi lo aumentiamo ancora un po', ho messo 24 gradi perché c'è scritto sul foglietto che mi hanno dato che dopo l'anestesia la temperatura del corpo di Gatto Denver sarà più bassa, quindi ha bisogno di un posto caldo, quindi lascerò il riscaldamento acceso così ci sarà bel calduccio. Gatta Stellina, sei contenta che torna Gatto Denver? Sei contenta? Ma... sei contenta, gatta patatina? Gatta Stellina. Gatta Stellina. Eccolo qui, il nostro mattino, tutto bianco, un po' arancione. Sei stato bravissimo, amore mio. Sei stato bravissimo, adesso andiamo a casa.
Adesso andiamo a casa. Eccoci qua. Oggi in via straordinaria, Gatto Denver sta sul lettone. Tranquillo, Gatto Denver, tranquillo, tranquillo. Si sta ancora riprendendo dall'anestesia generale, quindi è ancora un po' rimbambito. Poverino, amore mio, amore mio. Qui gli hanno messo la flebo. Si vede il segno. Sei stato bravissimo. Ha tutta la bocca gonfia, ragazzi, perché io lo vedo, non so se riuscite a vederlo anche voi, ma tutto gonfio. Non accendo la luce qui in camera perché ho notato che la luce gli dà un po' fastidio, quindi penso che sia molto meglio così. Niente, io gli ho preparato la copertina, prima sul letto, poi qua non c'è niente da fare, il suo posto preferito in questo momento è qua. Vabbè che il pavimento è molto caldo, quindi probabilmente è anche per questo. Poverino, sei tutto gonfio, amore mio. Povero gattino bianco. Niente, adesso se ne sta qua lui. Bravo. Gatta Stellina deve aver capito che non sta benissimo Gatto Denver perché non viene neanche a rompergli le scatole. Lo lascia riposare. Va bene Gatto Denver, stai qua allora. Sei comodo qua, va bene. Tanto ho alzato ancora il riscaldamento. Questi sono i medicinali che mi hanno dato per Gatto Denver. Questo è questo è l'antidolorifico che deve prendere ogni mattina per 5 giorni. E poi c'è la clorexidina che è contenuta anche nei colluttori che usiamo noi, però fa bene anche ai gatti, quindi mi hanno dato anche questo. E poi qui ci sono i dentini che gli hanno tolto, che vi faccio vedere, però se siete impressionabili, non lo so, forse ci sarà una gocciolina di sangue, magari skippate questa parte, ma questi saranno i dentini di Gatto Denver. Gli hanno tolto 6 denti, ragazzi. Eccoli qua. Questi sono tutti i dentini che hanno dovuto togliere a Gatto Denver. Mi hanno detto che uno si è spezzato, ma mi ha detto che appunto sono 6. E in più, oltre ad avergli tolto 6 denti, gli hanno anche ripulito i canali e tutto quanto. Ma sono felice perché adesso incrociamo le dita, ma non dovrebbe più avere problemi, se non altro per un bel po', e sono sicura, certa al 100% che non sentirà dolore. Quindi questa è la cosa più importante. Questa è stata veramente una lunga giornata, ragazzi. Comunque adesso ho ordinato la pizza, metto a posto le cosine e ho buttato il cappotto a terra, ho buttato tutto a terra, ho messo prima Denver, ho sistemato Denver, che però continua a starsene lì per terra, come se quello fosse il posto più comodo e più bello di tutta la casa. Però vabbè, così è scelte. Visto che siete in tanti a seguirmi anche da Amsterdam e dai Paesi Bassi, volevo consigliarvi la clinica. È la prima volta che ci vado, come vi dicevo, ma mi hanno fatto un'ottima impressione, sono stati molto bravi, molto professionali, mi hanno spiegato tutto in inglese. E questi sono i dati. La località è Zwanenburg, che è appena fuori Amsterdam ad ovest, praticamente tra Amsterdam e Haarlem, è una ventina di minuti dal centro di Amsterdam. Appunto, mi sono trovata molto molto bene, sono stati molto scrupolosi, anche il medico si è preso il tempo necessario per Denver, non ha fatto tutto di fretta, anzi è stato molto gentile. Quindi consigliati. Non sono solo specializzati in denti, ma sono gli unici che hanno anche i dentisti per gli animali, e hanno la macchina per fare gli x-rays, per fare i raggi. Appunto, noi andiamo lì per i dentini di Gatto Denver. Adesso aspettiamo la pizza, ragazzi, e riposo un po', perché finalmente mi sono tranquillizzata, perché finalmente Gatto Denver è tornato a casa e adesso sono molto più tranquilla anch'io. Finalmente riesco a rilassarmi un po', perché non sono riuscita a rilassarmi, ero una specie di corda di violino per tutta la giornata. È arrivata la pizza, ho ordinato oggi una margherita con prosciutto crudo, sembra buonissima, gnam gnam. E come sempre ho preso anche la limonata San Pellegrino. Qui siamo al buio, ragazzi, perché a Gatto Denver dà fastidio la luce, quindi scusatemi se non si vede un tubo. Comunque sta sempre meglio Gatto Denver, si sta piano piano riprendendo, ma l'anestesia generale, ragazzi, è una bella botta, quindi piano 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 adesso riesce a fare qualche passo,
Riesci a fare i gradini più o meno? Non so perché, ma in soggiorno non ci vuole andare. Gatto Denver per adesso vuole restare qua. Non lo so come mai, o si sente più al sicuro qua nel corridoio, oppure forse non vuole andare da Gatta Stellina perché sa che poi lei si arrabbia con lui perché puzza di veterinario. Non lo so. Comunque sta benissimo il vostro gattino, tutto bianco, un poco arancione. Ragazzi, non vi preoccupate, vi aggiornerò nei prossimi giorni. Ma piano piano tornerà al 100% il nostro gatto Denver. Il nostro gatto Denver. Mia family, questo è quanto per il video di oggi. Sono decisamente stanca, ma adesso mi metterò al montaggio di questo video, così lo carico prima di andare a dormire e lo programmo già per le 17:30 domani. Io vi mando un bacio grandissimo, spero vi sia piaciuto questo video, spero sia lungo abbastanza in questa giornata in cui niente è andato, cioè più o meno, diciamo, alla fine tutto si è concluso nel migliore dei modi, un po' meno per Nile e Andrea, poverini, però insomma scusatemi per una giornata un po' così in cui magari ero un po' preoccupata così e non avevo tanto il sorriso, ma ero, lo sapete come sono fatta, quindi questo è quanto mia family, noi ci vediamo domani sempre puntuali alle 17:30, vi do un bacio enorme, vi do un mega abbraccio ancora più grande 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 e a domani, ciao!